Salve a tutti e benvenuti in Logistics and Analytics. In questo ottavo video noi daremo per la prima volta un formato cartografico al nostro flusso aziendale. Siamo partiti da un flusso testuale separato da virgole, poi con una serie di manipolazioni abbiamo ottenuto un flusso tabulare con i negozi associati alle regioni. Poi abbiamo ottenuto un tipo di flusso pivot. Poi abbiamo fatto il grafico per capire qual era la regione che fatturava di più e poi ci eravamo preposti di fare un effetto cartografico per sapere cartograficamente qual è la regione che fattura di più. Lo faremo con QGIS quest'oggi. Per poterlo fare, noi dovevamo prelevare da internet un file in cui alle città e alle regioni fosse associata la posizione cartografica. E allora abbiamo scelto, ad esempio, da testo abbiamo scaricato un file, questo qui, in cui ci sono tutte le città italiane con la posizione cartografica in gradi, minuti, secondi nord dall'equatore, gradi, minuti, secondi est dal meridiano di Greenwich. Vedete che va un po' come al solito lavorato con Power Query. Togliamo tutte le colonne che non ci interessano, quindi clic sinistro, control e clic sinistro. Per fare una selezione multipla discontinua, selezioniamo tutte le colonne che non ci interessano. Clic sinistro, CTRL, clic sinistro, tasto destro, rimuovi colonne. Attendiamo un attimo. Come vedete, questi file sono molto spuri, quindi dovremmo ripulirli un po'. Selezioniamo le colonne latitudine e longitudine, tasto sinistro, CTRL, tasto sinistro, andiamo nel tab trasforma. Sostituisci i valori, vogliamo togliere l'apostrofo che non può essere letto da QGIS e quindi indichiamo valore da trovare apostrofo e sostituire con un valore testuale vuoto. Detto che come vedete viene tolto, poi vogliamo togliere il punto perché QGIS ha bisogno della virgola, andiamo sempre sostituzione dei valori, inseriamo il punto e gli diciamo di sostituirlo con la virgola. Facciamo la stessa cosa qui per l'apostrofo che non mi sono accorto, non l'avevo tolto. Sostituisci i valori, togliamo dai nomi i valori perché la tabella deve essere più pulita possibile per QGIS. Sostituire apostrofo con un carattere testo vuoto. Poi vogliamo far andare questo record come etichette delle colonne, ma vedete che c'è l'accento grave. Andiamo in internet nella tabella codici, lo prendiamo, selezioniamo, copiamo l'accento grave, andiamo ancora una volta, selezioniamo clic sinistro, control, clic sinistro, control, clic sinistro, sostituisci i valori, control V, copia e lo sostituiamo con un carattere vuoto. Ecco che abbiamo tolto dalle etichette dei valori, adesso possiamo dire usa la prima riga come intestazione. Questo era soltanto un esempio di come con Power Query si possono ripulire dei database così spuri in cui ci sono tutti i comuni più la latitudine e la longitudine. Come sempre, tab home, chiudi e carica. Dopo un po' lo lasciamo di lavoro, vedete quanto è venuto più pulito. Noi, per diciamo, risparmiare tempo in questo video tutorial, siamo arrivati a questo punto, cioè noi abbiamo associato alla Toscana, per esempio, la latitudine e la longitudine dei comuni che contengono i nostri co negozi. Proseguendo secondo questo concetto, noi alla fine, uscendo da Excel, perché dovremo aprire QGIS, siamo arrivati con il possedere questo piccolo CSV, quindi ironicamente siamo partiti all'inizio di questa serie di video col CSV, siamo ritornati al CSV, in cui i nostri negozi e le nostre regioni sono etichettate con il fatturato, vedete Toscana 1300 euro, Umbria 2800 euro e la loro posizione in latitudine e longitudine. Abbiamo tolto i punti e le virgole sul fatturato, se no QGIS non riesce a comprendere dai il formato testo, ma se dai il formato testo noi non riusciamo a fare le nostre valutazioni, le nostre analisi. Quindi adesso paradossalmente questo formato separato da virgole, punto e virgola sarà la base cartografica di QGIS. Noi abbiamo aperto QGIS e diciamo in QGIS questa virgola indica aggiungi layer da formato
comma separated value, e facciamo proprio il fatturato. Ci troviamo di fronte a un pannellino molto simile a quello che abbiamo visto in Power Query, perché noi dobbiamo indicare qual è il separatore, punto e virgola. Vedete che si trasforma nel solito formato tabulare, regioni fatturato, con la posizione della città del nostro comune in latitudine e longitudine che serve per collocarla all'interno della mappa. QGIS ha solo bisogno di sapere qual è la latitudine e la longitudine. La X è la longitudine e la Y è la latitudine. Andiamo ok. Vedete, gli viene assegnato un sistema di riferimento perché il WGS 84, perché c'erano le coordinate, ma non il sistema di riferimento. Questa immagine può non essere molto evocativa perché ci sono i quattro punti dei nostri negozi, ma non c'è la mappa dell'Italia vuota. Però se vediamo qui la posizione e le coordinate sono corrette, vedete, perché l'Italia, essendo nel primo quadrante, ha dei valori positivi rispetto all'equatore e dei valori positivi rispetto a Greenwich. Quindi siamo a circa 43 gradi, 12 gradi. Adesso dobbiamo semplicemente assegnare un layer per l'immagine dell'Italia che abbiamo preso dal tipico sito dell'Istat in formato shape. Questo è lo shape Istat delle regioni. Stiamo facendo soltanto velocemente per far vedere come si possono dare degli effetti cartografici ai dati di Excel. E carichiamo lo shape Italia. Come vedete, adesso, se noi collochiamo qui a sinistra il fatturato delle regioni in un layer sovrimposto a quello dell'Italia e poi facciamo zoom sul layer, vedete che i nostri negozi sono stati collocati correttamente nelle quattro regioni. Adesso dobbiamo semplicemente andare con tasto destro, proprietà e dire ai nostri negozi di visualizzare perlomeno il fatturato, altrimenti non riusciamo a capire. La domanda è sempre quella: qual è la regione che fattura di più? Vedete, se noi facciamo etichetta con questo vettore, gli diciamo il campo fatturato, poi possiamo dirgli di mettere il contorno, possiamo dirgli di mettergli l'ombra, no? Apply. E se vogliamo esagerare, possiamo fare un'espressione molto simile alle espressioni SQL, andando per esempio nei comandi stringa. Noi possiamo fare il concatenato di fatturato con il carattere euro per fargli scrivere il fatturato più l'euro. Carattere euro è fra apostrofi. Eccolo, vedete che scrive 1300 euro, quindi nell'etichetta, per scrivere l'etichetta, pescherà i dati del campo euro, lo concatenerà con il testo euro. Andiamo a vedere. Già ci rendiamo conto cartograficamente che la regione che ha fatturato di più è la Sicilia perché ha fatturato 4.900 euro, ma noi ce ne vogliamo rendere conto graficamente, quindi andiamo sempre nella finestra di dialogo proprietà di QGIS e andiamo all'interno dei diagrammi. Vedete, all'interno dei diagrammi noi scegliamo il grafico a torta e gli diciamo il grafico a torta secondo quale campo? Ovviamente secondo il campo fatturato. La dimensione non deve essere fissa perché la dimensione deve essere secondo l'entità, più fatturo più è grande. Riduciamo un pochino la dimensione perché ho visto che è troppo grande e vediamo se riusciamo a capire qualcosa cartograficamente. Vedete che secondo questa mappa, lasciamo perdere i colori che li seleziona da soli. Adesso finalmente riusciamo ad avere una rappresentazione cartografica della grandezza del campo fatturato. Noi eravamo partiti da una serie di dati in comma separated value in cui non c'erano neanche i fatturati perché c'era il prezzo dei prodotti e la quantità venduta. Dopo, con un'elaborazione di Excel, siamo arrivati a sapere non solo quanto si fattura, non solo quale regione fattura, ma anche quale regione fattura di più. E il dato era stato visualizzato con un grafico pivot e c'era la colonna. Ma sovrapponendo dei layer georeferenziati, per esempio in QGIS, e operando con delle strutture in MySQL esattamente come si fa in Access, noi possiamo creare dai campi Excel, dai valori Excel, dei valori cartografici che si vanno a sovrapporre esattamente nel punto in cui si manifesta il nostro flusso. Potrebbe essere non solo una vendita, di oggetti, ma potrebbero essere tanti altri diversi fenomeni. E aggiungendo l'oggetto grafico che si va a produrre con una dimensione
correlata con il dato di Excel, noi possiamo avere subito la comprensione della magnitudine di un fenomeno. Potrebbe essere la produzione di energia elettrica di una centrale elettrica, l'inondazione di un certo comprensorio se ci sono i sensori, per esempio la quantità di persone che stanno affluendo all'interno di un'area fieristica, o potrebbe essere il caldo, la quantità di pioggia. Quindi tutti questi strumenti che abbiamo utilizzato sono strumenti che servono per il data analysis, cioè per una produzione grafica che consenta alla persona di comprendere qual è l'entità e la caratteristica di un certo flusso. Noi abbiamo fatto un esempio con un flusso aziendale di un'azienda che vende dei prodotti, ma effettivamente questi strumenti, tutti integrati fra loro, perché ci sono certi standard, come per esempio il comma separated value, che ha costituito l'inizio della nostra catena di video e anche la fine, senza contare per esempio l'integrazione di tecnologie, quale è appunto il programma il linguaggio di programmazione MySQL, ci consentono di fare un'analisi di un flusso di dati che può partire da una caratteristica testuale incomprensibile ad una cartografica, passando per una grafica, per una tabulare e per una pivot. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics and Analytics.